Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del venerdì con Eurotruck Simulator 2 a bordo del nostro mitico Scania, tutto bello moddato. Oggi continuiamo il nostro giro del fine settimana. Partiremo da Palermo e andremo in direzione Livorno, passando per Napoli, saliremo per Roma e infine raggiungeremo la nostra meta. Hi everyone, welcome to our appointment. Today we will go on our trip with our Scania. We will start our trip from Palermo and we will reach Livorno City. We will pass near Napoli. And Palermo. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Eurotruck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage à bord de notre camion Scania. Nous allons partir de la ville de Palermo. Notre arrivée, c'est pour la ville de Livorno. Et on va passer par Napoli, Roma. Et puis, on va aller en Tuscany. E allora non sono da tutto quanto e benvenuti all'appuntamento Rovirnari pomeriggio con Eurotruck Simulator 2 a bordo ovviamente lo Scania nostro. Oggi continuiamo il viaggetto nostro, partiamo dalla città di Palermo e ci andiamo in Toscana. Passiamo per Roma, Napoli, Roma e ci facciamo questo bello viaggetto e speriamo che cosa vanno buone. Allora, perfetto, l'ho già programmato. Però, ma qui per forza bisogna scendere, bella, bella batosta. Ok, andiamo. La trasferta sarà molto ma molto più complessa e difficile del solito perché abbiamo il rimorchio con l'assetto ribassato e quindi ci darà un po' di filo da torcere, specialmente dove gli avvallamenti o dove ci saranno le cunette. E sperando ovviamente che questo piccolo viaggio possa essere tranquillo ma soprattutto senza particolari sorprese. Ovviamente noi trasportiamo i mezzi da lavoro della Volvo, ovvero l'ultima DLC rilasciata
dagli sviluppatori di Eurotruck Simulator 2, sempre ovviamente sul Truck SMP, quindi multiplayer, diciamo così, il classico multiplayer, quindi non quello lì di SCS, ma bensì quello appunto il più antico. And so, welcome to our trip. We will go on with our challenge, and today our challenge will be a little bit hard because I have a lowered flat trailer, and so that will be so difficult while turning or when the route is not when the street is not well leveled, and so I hope to do a good job without damaging, and I'll try to do my best. Carissimo, buon pomeriggio. Scusa se non sono riuscito a venire da te, ma a parte mentre mi sono organizzato un pochettino qua, ho perso un po' di tempo e quindi non ho potuto accontentarti. Dimmi, diciamo così, come avrei potuto esserti utile. Eccoci qua. Ok. Eh sì, ho letto un po' tardi, infatti ho visto che stavi su Farming 22. Dimmi un po' di cosa hai bisogno, così magari posso eventualmente accennartelo e poi quando ritorni in live poi vengo a darti una mano, insomma. Penso che pure ancora ci devo raccapezzare per fare più soldi. Allora, all'inizio qua io sto cercando di fare quanto più contratti è possibile. Ovviamente li metto io sui mezzi e li vado a completare, perché gli operai comunque hanno un costo, quindi almeno all'inizio preferisco parte pure per passare un bel tempo e poi diciamo anche per fare un po' pratica con i mezzi. Quindi magari il mio consiglio sarebbe quello di fare quanti più contratti è possibile. Tu mi pare che i collezionabili li hai già presi, no? Perché quei collezionabili, se non mi sbaglio, pure fanno guadagnare una piccola somma. E sulla mappa francese, quando ho iniziato con quell'agricoltore da zero, insomma, quello che c'ha le disponibilità economiche ma che non ha terra e mezzi,
Quindi diciamo che ho iniziato quasi da zero. Caspita, ottimo. È un ottimo risultato, Fermus, se pensi che ci sono anche i big dello streaming che in questo periodo anche loro portano Farming 22. Giustamente è un ottimo risultato. E poi tu, diciamo, ci sai anche fare, ci fai divertire, quindi credo che sia anche merito, anzi in primis merito tuo, il tuo essere una persona genuina, e poi dopo anche insomma il fatto che a noi spettatori ci tratti bene. A voglia, mamma mia. Pensa che poi mentre mi stavo ieri durante la tua live mi stavo portando avanti un po' di cose che con Farming 22, perché stamattina avrei dovuto fare la live, però siccome c'era l'amico la zappa storta, ho pensato di non farlo perché altrimenti sarebbe stata quasi una scortesia. E quindi è per questo che ad esempio la live serale l'ho anticipata al primo pomeriggio, proprio per questo fatto qua, per avere più tempo da passare con voi amici streamer, e poi pure se magari mi devo fare mentre mi fate compagnia mentre sto facendo qualche altra cosa, insomma, ho per il momento pensato di fare così. Anche perché, ti ripeto, mi sembrava una mancanza di rispetto nei vostri confronti, per cui ho detto cambiamo orario e poi quello che ci arriva con le visualizzazioni, il live piuttosto che le repliche, insomma, va bene. Ottimo. E dimmi un po' cosa porti. Uè, Johnny carissimo. Buon pomeriggio. Sempre presente. Comment ça va, Johnny? Johnny, le murateur. Le carpentier. Merci. Grazie mille, Fernbus. Sempre operativo. Qua con noi c'è anche ovviamente il mitico Fanbus. E non so che altro c'è in linea. Ottimo, Forza Horizon, quindi ci divertiamo stasera. Eccoci qua, scusate, eccomi qua. Domani pomeriggio, ah, ok. Perfetto. A che ora? Perché cerco di evitare di accavallarmi con la tua live, Fermus. Sempre alle 19, giusto se non ricordo male? Ah, ho capito. Fino a che ora più o meno lo fai? Perché almeno così poi mi regolo, che io alle 15. Ah, ecco! Quindi fino alle 7, caspita. È una bella iniziativa. Effettivamente farming, soprattutto quando lo porti all'inizio proprio, richiede veramente parecchio tempo. Infatti mo all'inizio, a parte che adesso c'è questa season che comunque rispetto a prima ti fa rallentare proprio parecchio parecchio,
il ritmo di gioco. Ottimo. Sei in ottima compagnia. Avrai un nuovo collaboratore, diciamo così. Durante la Lives, come dice anche il mitico Macho King. Quindi insomma ci sarà compagnia domani durante questa mini maratona. Quindi porterai... Ah, ottimo. Tu mi pare che stai giocando sulla mappa francese, se non ricordo male. Ora mi scordo come si chiama. Mo con le serre. Willa! For Daniele! Buon pomeriggio! Come stai, carissimo? Ben ritrovato e ben ritornato. È passato un bel po' di tempo. Mi sa dall'ultima volta che sei. Ci siamo sentiti in chat, o sbaglio? Ah, SnowRunner, un gioco che porta anche l'amico la zappa storta. Bello complicatuccio sto gioco, eh. Lo portava anche in ora 24 Perdus 08, ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. e anche Ui, Ferbus, grazie, guarda, il caffè ci volevo. Poi dopo, quando finisco di fare la live, mi faccio un bel caffettino a volo perché mi sento un po' fiacco qua. Anche se non si nota. O quantomeno no, cerco di non farlo notare. Diciamo che sto un pochettino acciaccato, un po' di raffreddore oggi. Sto E si ricordi bene che qui non siamo in America! Qui siamo a Napoli! E come si dice? Ca, mischun e fes! Ha capito? Esatto, e come dice il mitico Fanbus, giustamente, Cannisciule Fis. Oh yes, oh yes. Aspettate un momento, ma è qua. Vabbè, poi la cambio. Devo cambiare la tag qua. Ecco qua. Mi sono accorto appena ora che mi sono dimenticato di aggiornare la categoria. Grazie Fermus come sempre per il tuo supporto con i caffè, ma soprattutto per la tua mitica presenza qua in Lives. Confermo, confermo, è vero. Io diciamo che quando è in un orario mattina, diciamo che non sempre sono a seguire le live, però solitamente il pomeriggio, dopo le mie live, o diciamo prima dell'orario di pranzo, più o meno ci sono. E mi dico Fenbus c'è. Yes. Fenbus ali ali. Fenbus, quando guidi l'autobus. No, stranamente i semafori diventano verdi quando arrivi. Questo rimorchio qua. Ottimo. E se te l'hanno chiesto, portalo, perché vuol dire che si diverte. Come mi diverto io.
infatti non manco quando mi diverto sempre, ma con quando fa il controllore là. Ah, quindi domani sera, ok. È bello impegnativo Bus Simulator, soprattutto quando devi andare a controllare i passeggeri, tutte queste cose qua. È una bella sfida, è una challenge. Ok, e porto sta qua. Ti ho scoperto io, però sull'autobus all'inizio, quando non capivo il gioco, sai, uno e non apprezzo, poi dopo ho iniziato ad apprezzare più, perché poi ho anche conosciuto meglio la tua personalità e quindi so che le esclamazioni che fai sono genuine e non sono, diciamo così, preparate. Sei spassoso in generale su qualsiasi gioco, però sull'autobus, mamma mia, mi fai proprio, mi fai fare i muscoli, mi fai diventare i muscoli della faccia tutto bella, tutta bella muscolosa, perché fa ridere. Infatti ieri, mentre mi sistemavo la farm, ogni tanto mi ha fatto fare un sacco di risate. Ho dovuto rifare 3 volte un livellamento là, perché provavo a mettere una cosa e mentre facevo la battuta ridevo e sbagliavo a mettere le impostazioni. Mamma mia, Fernbus, comunque ieri se mi ha fatto morire da ridere. Entravo e uscivo dal gioco perché poi non salvavo la modifica se non era fatta bene, quindi ogni volta tornavo indietro e mi trovavo Drift. Carissimo, buon pomeriggio. Un po' meno di forse è questo che il bot ti ha richiamato. Basta anche uno, dai. Questo bot è un po' dispettoso. Caffè patacca, il caffè che spacca. Ebbene sì. Allora, carissimo Drift, come stai? Buon pomeriggio. Qui con noi c'è l'amico Fernbus e poi non so se c'è qualcun altro in questo momento collegato sul canale, brecco al canale. E approfitto per salutare anche tutti coloro che stanno guardando questo video in replica qui su Twitch e naturalmente sul canale YouTube. I want to say thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch or on my YouTube channel. Thank you so much. Et alors, merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder ces vidéos, surtout en réplique ici sur Twitch et naturellement dans mon canal YouTube. Merci beaucoup. Et naturellement, grazie a tutti quanti voi che state guardando questo video in replica, canco a Twitch e naturalmente anche a YouTube. Grazie a sé, voglio Lift. Allora, com'è andata questa farming 22 22 22 22 22 22 22 22? Io non so perché, ma mi sta iniziando ad appassionare ancora di più, come al 19. Iniziando a diventare più competitivo qua.
Allora, facciamo un po' lo spelling con l'alfabeto fonetico internazionale. Fernbus 08, quindi è Foxtrot, Echo, Mike, Bravo, Uniform, Sierra, Number 0, Number 8. Poi Drift 3131. Allora, Delta Romeo India, Foxtrot Tango, Number 3, Number 1, Number 3, Number 1. Se c'è qualcun altro che vuole che faccia lo spelling del proprio nickname con l'alfabeto fonetico internazionale, può scrivere in chat io e io proverò a fare lo spelling secondo l'alfabeto fonetico internazionale, ho detto anche alfabetico fonetico NATO. Allora, dunque, Juliet, Oscar, November, November, Yankee, underscore, Mike, Uniform, Romeo, Alpha, Tango, Oscar, Romeo, Echo. C'è un numero? No, ok, perfetto. Poi, se volete avere la conferma, basta fare una clip di questa parte qui, andare su Google e digitare alfabeto fonetico internazionale e vi trovate la tabella con le lettere come vengono pronunciate. Ovviamente questo linguaggio viene utilizzato anche quando si parla in radio, quando si riescono a fare i collegamenti a grande distanza, ovvero IDX, Delta X-Ray. E così tutte le stazioni, quando fanno lo spelling del mio nome, del proprio nome, ad esempio io, Delta Alpha Bravo, Lima, Oscar, Golf, India, Sierra Tango, India, Charlie Alpha, Number One, inteso il numero uno, che molti, soprattutto coloro che parlano la lingua inglese, lo leggono come se fosse una L, e in pochi hanno notato che è un numeretto, però è simpatica sta cosa. Scrivetemi una parolina e io vi faccio lo spelling. Facciamo così: se avete 1000 punti del canale, riscattateli, solo che invece di fare al momento, poi metterò anche l'opzione per fare lo spelling di una parola con l'alfabeto fonetico internazionale, quindi se avete 1000 punti potete come si dice riscattarli, e invece di darvi una magari vi dico una frase in napoletano e poi aggiungo pure lo spelling di una lettera, quindi quindi prendete i punti e li riscattate, poi scrivete una parola la quale volete che io faccia lo spelling nella secondo l'alfabeto internazionale, alfabeto fonetico internazionale. Allora, facciamo lo spelling de Scania, Sierra Charlie Alpha, November India Alpha. Così mi fate fare anche un po' di allenamento, visto che è un bel po' di tempo che, diciamo così, non c'è la buona propagazione delle onde elettromagnetiche, quindi non si riesce a comunicare a grandi distanze. Ui, allora, Whisky Echo, ma questo è facile, Drift. Questo è facile. Tocca a te, Johnny. E poi dopo passiamo la parola a Fernbus.
Vedi, basta che lo scrivi una sola volta, quando accendi con le parole, poi lui, il bot ti avvisa, insomma. Johnny, scrivi una parola che tu vuoi che io faccia lo spelling secondo l'alfabeto fonetico internazionale. Anche magari una parola del tuo dialetto, ovviamente che non sia una parolaccia. Se ti va, ovviamente, altrimenti passiamo la palla un attimo a Fernbus se ci sta ancora. Allora, il bot mi ha suggerito una cosa. Questa è bella lunga. Allora, ora vi dico questa che ha scritto il bot. Vi faccio lo spelling con l'alfabeto NATO, qua, con l'alfabeto fonetico internazionale. Allora, Delta Alfa Bravo, Lima Oscar Golf India, Sierra Tango India, Charlie Alfa 1. Allora, sound alert, se sei sul PC basta che ti avvicini alla parte destra dello schermo e ti appare un'icona di un pupazzetto con le cuffie in testa e viola. Altrimenti, se sei da dispositivo mobile, basta che guardi nella parte di sotto alla chat, ci sono due icone. E una di quelle lì c'ha sempre questo tipo con le cuffie. E allora, era arrivato alla prima parola, poi Sierra Tango Alfa, quindi Double Logistica 1, sta poi creando Charlie Romeo Echo November, no, Charlie Romeo Echo Alfa November Delta Oscar Uniform November Alfa Charlie Alfa Tango Echo Golf Oscar Romeo India Alfa. Scusate se vado veloce, ma è una questione di abitudine. Poi Delta India November Tango Romeo Alfa Tango Tango Olé Echo November India Mike Echo November Tango. Quindi siamo arrivati a di intrattenimento. Poi Sierra Oscar Foxtrot Tango Golf Alpha Mike India November Golf Soft Gaming. E adesso prendiamo lo spelling in inglese, quindi Delta Alpha Bravo Oscar. Allora Delta Alpha Bravo Lima Oscar Golf India Sierra Tango India Charlie Alpha 1 number 1 India Sierra Charlie Romeo Echo Tango India November Golf Alpha November Echo Whiskey Charlie Alpha Tango Echo Golf Romeo Yankee Oscar Foxtrot. Siamo arrivati a Creating a new category of Echo November Tango Echo Romeo Tango Alpha India November Mike Echo November Tango. Siamo arrivati a Entertainment. Poi Format Gold of Soft Gaming. Facciamo Foxtrot Oscar Romeo Mike Alpha Tango Charlie Alpha Double Lima, ovvero Lima Lima, Sierra Oscar, Foxtrot Tango, Golf Alpha, Mike India, November Golf. Qua ci vuole l'applauso dei Sound Alert, ragazzi. Mamma mia. Solitamente in radio si fanno lo spelling delle parole molto ma molto più brevi, tipo il nome della stazione, l'operatore, oppure la città.
Maggi, ho superato me stesso. Rift, sei riuscito a trovare? Se mi dici se sei sul dispositivo mobile oppure sei su PC. Comunque in chat basta che apri la chat e nella parte barra della barra sulla chat ci sono due icone. E una di quelle due icone là. Perfetto. Chi è che mi ha fatto l'applauso? Oh, grande Johnny. Johnny, tu sei da dispositivo mobile oppure ti trovi in questo momento su PC o su console? Perché alcuni di voi mi hanno detto che mi guardano, che seguono le live, le repliche, in generale che guardano gli streamer di Twitch su console. Quindi diciamo che per il momento sappiamo che... Ah, ok. Non so se Drift c'è ancora. Magari se vuoi dire a Drift come si... dove è situato il pulsante per Sound Alert, mi faresti una grossa cortesia. Che al momento non c'ho il cellulare, però mi pare che sta sulla testata della chat, se non ricordo male. Ci sono due icone. Delta Alpha Lima Charlie Echo Double Lima Uniform Lima Alpha Romeo Echo dal cellulare. Ce ne sono diversi, vedi che devi scorrere. Ci sono anche quelle lì senza i bit, vedi che forse ora non so da cellulare come funziona, però vedi che all'inizio proprio ci sono quelli lì, i bit ne sono, mi pare, uno, se mi sbaglio ne uno, uno o due, non mi ricordo. Ah, siamo arrivati pure al casello di Napoli. Perfetto, Johnny, grazie per l'aiuto. Gentilissimo, number one. Qui dove sono? Mi sa il casello di Napoli Nord, mi sa. Napoli Bari. Sì. Caserta Napoli. Napoli Nord. Questo è lo svincolo. Io dovrei seguire dritto. Sì, direzione Roma. Ok. Bello enorme sto macchinario qua. Quante tonnellate è sto macchinario? 20 tonnellate, facci la miseria. 540 cavalli, quando 560 cavalli. Devo... Ah, questo non gli ha portato al Turbo Star. Oh, grande Drift, benvenuto nei Sound Alert. Oh, li ha trovati alla fine, grande. Quindi in questo momento ci troviamo sul tratto della Napoli-Roma, direzione Roma. Abbiamo superato il casello di Napoli Nord. Sì, esatto, nella vita reale. Napoli Nord, direzione Roma.
Ce ne sono ancora altri di sound alert divertenti, Johnny. Scusami, Drift. Dai un'occhiatina, la maggior parte, diciamo che in questo canale ho messo i sound alert di un attore molto apprezzato qui a Napoli. Probabilmente, se sei giovincello, ne avrai sentito parlare. Il principe Antonio De Curtis, in arte Totò. E ci sono diverse battute sue messe qui sotto forma di sound alert. Se non conosci le battute, basta che ne clicchi su una qualsiasi di quelle lì e ce ne sono. Poi ovviamente devo ancora selezionarne altre e caricarle, quindi quelle più utilizzate, perché poi c'è anche la classifica dell'utilizzo di sound alert, quindi magari quelle lì che non hanno riscontrato un alla faccia del bicarbonato di sodio. Esatto, ne mettere qualcuna nuova, andando a sostituire qualcuna un po', diciamo così, un po' più immaginato. Qui mi sa che stiamo nelle zone di Ferentino, quindi stiamo quasi per arrivare a Roma, mi sa. Vediamo un po'. Cassina. Ah no, Cassina, ok, no, questo è. È giusto. Il primo tratto. Quello è molto più su. Cassino. Chat, ma in quanti di voi giocano ad Euro Truck Simulator 2 oppure ad American Truck? Ditemi un po'. Anzi, facciamo così, scrivetemi in chat se vi va, se siete streamer, quindi mettete il nome del vostro canale, poi mettete una virgola e iniziate a mettere un po' dei contenuti che portate. Dimmi Johnny, tu fai lo streamer? Ok, dici un po' cosa porti. Beh, a parte giochi anche tu ad Euro Truck, se ho ben capito. Questa chat mi arriva con un po' di ritardo, quindi non fateci caso se vi rispondo con un po' di ritardo. Io giochi tutti e due, ma mi piace più la versione europea. Beh sì, però devo essere sincero, anche American Truck merita, e soprattutto con le ultime DLC che sono uscite, stavo dicendo in napoletano, con le ultime DLC che sono uscite, le mappe meritano. Quello che posso dirvi è pieno di dettagli, sono pieni di dettagli. Drift dice, l'amico Drift, per adesso gioco solo a Farming 22, quindi diciamo che Drift è un amante dell'agricoltura. Ottimo. Invece Gian diceva no, lo facevo lo stream. Ah, per questione di tempi immagino, vabbè. Puoi sempre tornare a farlo, è pure così, per, come si dice in gergo, a perdita di tempo. Perché all'inizio giocavo offline, poi ho visto che c'era questo Twitch, questo canale
E dissi, ma fammi vedere un po' di che cosa si tratta. La prima live che ho fatta l'ho fatta il 24 maggio del 2020, quindi giusto giusto un anno fa. Sempre con farming, infatti ho iniziato con farming. Poi dopo, diciamo che per un periodo non ho fatto attività su Twitch. E ho ripreso a gennaio, praticamente questo gennaio, quindi gennaio 2021. E da lì poi, in un periodo un po' particolare, ho iniziato a fare streaming, perché comunque mi trovavo a giocare, dicevo, almeno condivido con qualcuno il gioco online, queste cose qua, farming. E così ho iniziato gradualmente ad essere un po' più sistematico. E poi ho conosciuto diversi amici, la zappa storta, oltre già che conoscevo gli amici della Dunkey Transport, Marco Gamer, che è un altro amico streamer, però diciamo che con gli ultimi, che appunto è Fenbus 08, la zappa storta, 9 gire 0, eccetera eccetera, ci sarebbe una lunga lista di persone con le quali ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di scambiarci anche le conoscenze, diciamo così, su delle cose, sui giochi. Tranquillamente ci siamo fatti pubblicità ai canali senza nemmeno dirlo, e quindi alla fine poi così, diciamo che il dub, ovvero me medesimo, come diceva il grande Totò, quando c'è uno streamer, diciamo, più piccolo, piccolo nel senso che magari non è ancora molto conosciuto, allora ecco che il dub, zio dub, fa un po' di spot pubblicitari. Quindi è per questo che solitamente quando qualcuno di voi entra, o i nuovi iscritti soprattutto, chiedo se fanno lo stream, perché almeno se so che stanno all'inizio, magari gli vado a dare una mano pure io per permettere loro di arrivare all'affiliazione a Twitch, perché so che è veramente molto ma molto difficile. Per cui aiuto con grandissimo piacere. Ah, quindi sei all'inizio, e mai pure se per questo un anno, però non si finisce mai di imparare su questo campo qua, anzi in questo campo qua. È molto ampio. E poi siccome poi ci sono anche i grandi streamer, quelli che magari hanno 300.000, 400.000 follower e magari fanno pure 2.000 spettatori in una live, allora ecco che scatta la solidarietà tra streamer, diciamo così, che non hanno un folto pubblico. E quindi è per questo che ad esempio io la sera, o più in generale quando sto qua, praticamente ci sono anche 10 amici in live, apro 10 browser, cioè apro 10 schede separate sul browser, e poi ogni tanto apro il volume, quindi resto fisicamente proprio a guardare la live, però i browser sono aperti, quindi comunque fa visualizzazioni. E quindi se voi conoscete qualche streamer che sta alle prime armi, mi raccomando,
dategli una mano e magari fatemi sapere chi è. Mi lasciate il nome in un messaggio privato, io vado a dare una mano anche a lui. Allora, il comando che si imposta sul bot, ad esempio Streamlab, questi qua c'hanno dei bot, sono dei robot che, da, diciamo così, dal sito internet tu gli imposti dei comandi. Ad esempio, prova a scrivere gioco, ti faccio vedere una cosa, senza il punto esclamativo, scrivi gioco, solo la parola gioco. Si chiamano comandi questi qua, puoi decidere di mettere il punto esclamativo oppure, nel caso in cui ad esempio vuoi evitare che qualcuno ecceda con le lettere finali, ad esempio il bot già normalmente di suo limita lo spam, lo chiama. Poi il bot, diciamo così, quando imposti una parola e vede tipo 3 o 4 lettere così, ti va a richiamare e quindi in effetti si attiva un comando. Esatto, questo è un esempio. Oppure per esempio prova a digitare il comando punto esclamativo followvage con la W. Questo, in questo caso questo comando l'ho messo classico perché sono i comandi preimpostati. Diciamo che per questi comandi qua che dici tu, Drift ci vuole il bot. Ce ne sono diversi, ci sta Nightbot, poi ci sta Wisebot che ti ha risposto qua, poi ci sta Streamlab, Stream Elements, un altro bot. Tu li programmi in effetti, sei pure un po' di mastichi un po' di inglese, riesce anche a dare un aiuto. Mi pare che Wisebot, se non ricordo male, mi pare che c'è anche la lingua italiana nel menu, se non ricordo male. Comunque è importante, e diciamo che per quello che vuoi fare tu Drift ti occorre il bot. È bravo Oscar Tango, tipo botta, però togli l'ultima T e la finale, bot. Bot, robot, e quello poi imposti i comandi, e quando in quel caso il so, se non mi sbaglio, è un comando automatico, con l'unica differenza che quando potevo modificare la dicitura l'ho modificata, poi mi ha fatto fa più, hanno cambiato i comandi e quindi non ho potuto farlo più, non si può fare più come utente, diciamo così, free, quindi non pagante, ma si fa con un prime, quindi con una sorta di abbonamento, però per quello che ne devo fare io. E quindi quello che sono riuscito a modificare l'ho fatto. Ah, non ti preoccupare Drift, quello in effetti tu una volta che colleghi il tuo account Twitch, quando vai su ad esempio Wisebot, ti dice quale cosa vuoi fare. Tu quando fai l'accesso gli dici, guarda, tu devi, non glielo dici tu a voce, ma quando dici collega account Twitch, lui automaticamente ti dice se questo account qua vuoi che io faccia il moderatore. Sì, ok, quindi gli dà il comando, quindi già e diventa moderatore. Poi ci sono diversi menu da modificare, ci sono solitamente, ci sono i comandi e poi ci sono quelle che, come vedi adesso, un MuBot, ci sono delle funzioni cicliche, ovvero che tu metti la stringa e metti ogni quanto tempo vuoi che questa stringa venga mandata, quindi scritta con quale frequenza ogni quanto tempo.
Poi ci sono anche i comandi che dice la stessa cosa, però ti dice ogni tot stringhe di dicitura, tu lanci una stringa che sia per esempio i canali social, o che sia il canale YouTube per dire, o l'account Instagram. Io un po' ci ho smanettato un bel po', poi diciamo che ci sono pure dei bravi streamer che lo fanno. Allora, Twitch ti permette, allora Twitch già di suo c'ha il suo bot, diciamo che c'ha le impostazioni per le parole offensive, tutte queste cose qua. Quindi sì, diciamo che ti offre già un moderatore, ecco, una moderazione già te la dà di suo, poi il bot ti aiuta. Allora, OBS, questo qui funziona su tutti i dispositivi. OBS sicuramente, solo che non lo so utilizzare, però il bot, ti ho detto, quello serve soltanto, lui si collega alla chat di Twitch, quindi quando tu vai in diretta c'è OBS Streamlabs, che ti dà anche il pannellino della chat di Twitch, dove tu visualizzi proprio in tempo reale la chat. Io per esempio adesso sto utilizzando Gamecaster e sul mio monitor c'è un overlay, ovvero sulla schermata del gioco io vedo in piccolo la chat. Quindi in questo momento io riesco a vederla in tempo reale. Quindi non ho bisogno di un monitor secondario. È abbastanza semplice pure quello lì. Io personalmente ti consiglio Gamecaster perché quando hai qualsiasi tipo di problema su Discord, loro hanno un canale, un server nel quale tu puoi chiedere un consiglio, puoi chiedere agli sviluppatori, tipo io ho riscontrato un problema con la webcam e ho dato loro dei suggerimenti, e loro per esempio mi è capitato da a gennaio, so, è un anno che lo utilizzo sto software, 2 volte ho avuto problemi e nel giro di qualche ora mi hanno risolto il problema, perché in base a una stringa che insomma una stringa che corrisponde al tuo software di streaming, quando tu hai bisogno di assistenza vai nella chat di Discord e gli scrivi per esempio il problema in inglese, vabbè, comunque c'è anche un canale italiano, gli scrivi il problema e metti queste due stringhe, loro diciamo in remoto vanno a verificare nelle impostazioni del software se c'è un problema, loro scaricano, non so che fanno, comunque a me alla fine mi hanno risolto il problema. Una volta era la webcam e un'altra volta che era, che si era, io non mi caricava le scene. Che poi tra l'altro una cosa buona di Gamecaster è questa, tutte le impostazioni ce l'ha in cloud. Che cosa significa? Che se tu carichi un file e lo vuoi mettere come icona per esempio del canale, non è che la devi tenere più fisicamente sul computer, lui te la carica in questo cloud e tu in qualsiasi momento puoi riaggiungerla. Non solo, ma se tu cambi computer, ovviamente non devi più andarti a scervellare a recuperare tutti i file, ma lui automaticamente il programma, quando lo vai ad installare, e quello funziona sempre collegato all'account di Twitch, ti rimette il software come ce l'avevi, non devi fare nient'altro, devi soltanto installare e basta. Attendi che lui ti carica la storyboard, diciamo così, e fai una favola. Guarda, se vuoi basta che vai nelle informazioni, ovviamente questo puoi farlo da PC, nelle informazioni del canale c'ho proprio il banner, diciamo, di Gamecaster. Lo scarichi, lo provi, è tutto gratuito. Io te lo dico, per esperienza ne ho provati tanti. È
E questo qui mi sta dando soddisfazioni. Quando dico tutti, tutti li ho provati. XSplit, OBS, OBS con Streamlabs, tutti. E questo qui non mi dà problemi. Ti ho detto, con questo qua c'è l'overlay. Significa che non mi serve un altro monitor per andare a vedere la chat. E questo è un punto a suo favore. C'è tutto, io qua c'ho tutto sotto controllo. Ad esempio qua c'ho quello che succede. Poi qua c'ho la chat, qua c'ho lo stato dello streaming, qua c'ho una piccola stringa dove mi dice i fotogrammi. Gamecaster. C'ha tutto incorporato sto programma. Io lo propongo perché mi trovo bene. Poi come ti ho detto, qualsiasi cosa loro ti... tu c'hai l'assistenza. Gamecast, cioè scusami, OBS non so come funziona, se è un problema. Almeno qua tu li contatti tramite Discord e loro ti risolvono il problema. C'è l'assistenza, ecco. Oh, intanto Oliver, a far chiacchiere, come dicono in Toscana, siamo arrivati a Livorno, ragazzi. Caspita. È stata una live veramente... molto fluida. Veramente i chilometri sono scorsi, eppure siamo partiti da Palermo. Caspiterina. E allora, io approfitto intanto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia. Ringrazio Fanbus, ringrazio Drift 3131, ringrazio Johnny Muratore, ringrazio tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in questa live pomeridiana. E allora, l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 è per martedì, il primo streaming con il Turbo Star di Rough Garage. Iniziamo la settimana. Poi, l'appuntamento invece per i trasporti qui eccezionali con la DLC della Volvo è per venerdì. Ma qua dove sta andando? Ah, ok, e per venerdì prossimo, sempre dalle 15.30 alle finché arriviamo a destinazione qua. Poi se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati multipiattaforma, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete i link. 5 link, che sono appunto il link per acquistare i giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, e poi ovviamente altri 4 link che appunto sono i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente anche Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, vi prego di non lasciare il canale perché e continua la programmazione del canale. E allora, grazie ancora a tutti. Adesso, come sempre, vi faccio il solito giro. E grazie a voi che mi tenete compagnia. Se vi piace il modo in cui faccio le live e non siete iscritti al canale, vi invito a lasciare un bel follow al canale, che non vi costa nulla, e poi così mi date anche una mano a permettere un po' a questo canale piccolino di poter diventare un po' più grandicello. Eccolo qua. E allora, grazie mille a tutti. Adesso mi faccio il giro come al solito dei saluti. Ancora grazie a tutti quanti voi. So, thank you so much. Ah, mi stavo dimenticando, ovviamente. Questo video sarà disponibile su YouTube
domenica alle 12. Ecco, grazie ancora a tutti. Adesso mi faccio il giro giretto dei saluti e poi ci lasciamo con il nostro saluto benauguranti in lingua napoletana. So I want to say thank you so much again everyone for making me company during this live streaming of Friday. Our appointment is for next week with the DLC by Volvo, and our first appointment of the week is on Tuesday with the Turbo Starbo Ralph Garage. If you are interested to buy this game or other games with a low price up -70%, you will find a few links in the video description here on Twitch, and as well on YouTube, 5 links that are the link of the internet site, and other 4 links that are my social media channels, so YouTube, Facebook, Instagram, and obviously Twitch. If you are watching this video or rerun, please don't leave this video. You will watch the continuation of the programmation. You will watch this video on YouTube on Sunday. Thank you so much. Now I'll speak to my French friends in Neapolitan, and wish you all the best in Neapolitan. Please don't leave the channel. Thank you so much. Et alors, merci à vous pour votre compagnie. Notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, vendredi prochain, avec la DLC du Volvo. Notre premier direct de la semaine, c'est avec le Turbo Star de Ralph Garage. Donc, je vous attends mardi. Cette vidéo sera disponible sur mon canal YouTube dimanche à midi. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, autre jeu à prix réduit jusqu'à -70%, vous allez trouver 5 liens dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch et naturellement sur mon canal YouTube, que sont le lien pour visiter le site internet. 5 et autres 4 liens que sont les liens pour suivre mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique, s'il vous plaît ne quittez pas la vidéo. À suivre, ça va continuer la programmation du canal. Merci beaucoup. Et maintenant je vais parler en napolitain. Et puis je vais vous souhaiter de bonnes chances comme d'habitude. Bonne chose. E allora voglio io vi ringrazio a Sessa e a tutto quanto che mi hanno fatto compagnia. Ringrazio Johnny Moratore, ringrazio a Drift da 3131, ringrazio pure a Fanbus, un grande Moratore, Johnny Moratore, la Ceritta, mi sono scordato, ok, perfetto. Drift, Johnny Moratore, a Fanbus, grazie a tutti quanti a voi, grazie a voi che ovviamente mi avete fatto compagnia durante questa diretta. Approfitto per ringraziare tutti quanti a voi che state guardando questo video in replica, e ovviamente non veniate perché la programmazione continua. Bon, per quanto riguarda l'appuntamento con Euro Truck Simulator 2 con DLC della Volvo la settimana prossima, venerdì prossimo, mentre invece martedì comincia la programmazione portando Turbo Star in Ralph Garage. Poi simboli da Cattao York, ascoltate fino a 70%, da descrizione rivi sia che anche per Twitch che anche per YouTube trovate 5 link, che è un link usiti internet,
i canali social mica su YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Quindi voi non pensate se state guardando questo video in replica in coppo canale. E allora questo video lo trovate in coppa YouTube Rumenica a mezz'ora, quindi un poco prima di mangiare. Se volete lo faccio compagni pure in coppa YouTube. E allora voglio grazie assai, thank you so much everyone, merci beaucoup à tous, e state buone, ciao a tutti.